Radio Radicale, siamo in collegamento con Marco Fraquelli, saggista che ha appena pubblicato un libro, secondo me, molto interessante, sul nazionalismo ucraino. Allora, io direi su un certo nazionalismo ucraino, non sul nazionalismo ucraino, perché ci terrei, insomma, a fare delle distinzioni. Poi chiederò naturalmente all'autore se è d'accordo con queste distinzioni. Allora, il libro si intitola L'eroe criminale, Stefan Bandera e il nazionalismo ucraino, edito da Rubbettino. Stefan Bandera è stato un personaggio discusso, controverso, che è stato a capo di una parte del movimento nazionalista ucraino, che collaborò con i nazisti nel periodo dell'occupazione nazista in Unione Sovietica, e che aveva una ideologia molto affine a quella del nazismo. Però, per fare una valutazione più completa dell'azione di Stefan Bandera, dobbiamo ricordare anche una cosa: che diciamo, l'Ucraina, i cittadini di nazionalità ucraina erano anche inglobati in quella che noi possiamo definire come la Seconda Repubblica Polacca, che crollò nel 1939 quando se la spartirono i sovietici e i nazisti, avviando un periodo particolarmente difficile. Allora, il libro è un libro molto complesso che io stesso, come avevo avuto modo di dire all'autore, ho fatto fatica a comprendere bene, perché la situazione di quella realtà era particolarmente complessa. Allora, io la prima domanda che faccio all'autore è: chi era Stefan Bandera, che è vissuto fino al 1959 e che alla fine degli anni 30 è diventato uno dei leader del nazionalismo ucraino? Stepan Bandera è, come dicevi tu, sicuramente una figura che oggi, con un termine un po' abusato, definiremmo divisiva. Non a caso il titolo del libro ha voluto richiamare questa ambivalenza. Per alcuni è considerato un eroe, il padre spirituale del nazionalismo e quindi dell'indipendenza ucraina, per altri è considerato né più né meno che un sostenitore del nazismo che si è macchiato in prima persona di molti atti non esattamente edificanti, lo sterminio, pulizie etniche, sterminio degli ebrei, eccetera. Stepan Bandera è nato esattamente il 1 gennaio, quindi ieri avrebbe compiuto 102 anni. Nel 1909 nasce in una famiglia di nazionalisti. Il padre era un sacerdote cosiddetto uniate, cioè un sacerdote della Chiesa Cattolica di rito orientale. Questo era molto comune tra i nazionalisti, erano tutti di famiglie religiose. Perché nazionalisti? Perché la situazione dell'Ucraina, e come ricordavi tu, è una situazione complessa. Cioè, l'Ucraina da secoli è stata sotto vari domini, da quello mongolo, voglio dire, del 1600 all'impero asburgico, che si è, come tutti sanno, frantumato con la prima guerra mondiale. Ma alla, diciamo, caduta dell'impero asburgico non viene automaticamente l'indipendenza dell'Ucraina, perché, come ricordavi, l'Ucraina occidentale passa sotto il dominio polacco e l'Ucraina orientale sotto quello russo e poi sovietico. Anzi, con il Trattato di Riga del 21 c'è proprio questa spartizione. Quindi Bandera cresce in un ambiente fortemente nazionalista, non frequenta neanche le scuole elementari, ma studia direttamente con il padre e con il circolo di nazionalisti che frequenta a casa Bandera. Durante gli anni del liceo
frequenta movimenti giovanili legati in qualche modo al nazionalismo, perché va ricordato che proprio nel 1920 nasce il primo nucleo, nasce all'estero ovviamente, nasce in Polonia, il primo movimento organizzato degli ucraini, che era un movimento che si chiamava UVO, prettamente di stampo terroristico, cioè l'UVO non faceva altro che sabotare, uccidere anche degli avversari e così via. Nel 29 questo movimento si rende conto che ha bisogno di una maggior presa, di un maggior consenso popolare, e in qualche modo deve, come dire, modificare la propria attività da puramente terroristica a più politica. E allora nasce il famoso OUN, che è l'organizzazione dei nazionalisti ucraini, che riesce nell'impresa che non era riuscita all'UVO, cioè quella di coagulare una serie di forze, di movimenti, tra cui appunto quelli giovanili in cui Bandera milita. Questo è importante perché gli consentirà negli anni a venire, quindi diciamo intorno appunto al 1930, di iniziare la sua militanza in questo OUN. Inizia nell'ambito della propaganda, perché Bandera, a dispetto, dicono le biografie, diciamo, di una fisicità non proprio prorompente, era alto circa 1,60 m, era, come dire, esile di corporatura, eccetera, ma aveva alcune doti, sicuramente quella dialettica, sicuramente quella organizzativa, e molta furbizia, lo soprannominavano la volpe. Inizia con la manovalanza, passatemi il termine, in questa attività, quindi distribuendo volantini, riviste clandestine, eccetera, e piano piano arriva a gestire, da leader, da numero uno, tutta la propaganda nazionalista, e da lì poi arriverà a scalare le posizioni fino a diventare leader di tutto il movimento, ma non vorrei magari percorrere i No, tempi. no, 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 no. Ecco, Allora, inizia. dunque, allora lui resta molto segnato da quello che avviene all'inizio degli anni 30 in Ucraina. Allora, io credo che lui viva in Polonia, nella parte ucraina della Polonia, però le cose che avvengono in Unione Sovietica, nella vicina Unione Sovietica, lui le viene a sapere. Tra queste c'è l'Holodomor, che è diciamo, la carestia che venne provocata dal governo sovietico nel territorio ucraino. Allora lui a quel punto, da quello che ho capito, credo abbia progettato anche l'assassinio del console sovietico di Leopoli, che credo all'epoca si trovasse in Polonia. Sì, certo, diciamo, era nella cosiddetta Galizia ucraina, che era sotto il dominio polacco. Certamente l'Olomodo che tu ricordavi, che avvenne diciamo tra il 32 e il 33 e che portò milioni di morti, tant'è che ancora di recente, insomma negli anni 2000, sia l'ONU che l'Unione Europea l'hanno classificata come crimine contro l'umanità. Quindi diciamo i due obiettivi dei nazionalisti ucraini sono, da un lato, liberarsi dal giogo polacco in Occidente e dal giogo sovietico in Oriente. Naturalmente si rendono conto che combattere il Moloch sovietico con le loro forze è pressoché impossibile. La speranza di poter raggiungere l'obiettivo si concretizza in qualche modo quando i tedeschi nel 1941 avviano l'operazione Barbarossa e affrontano appunto frontalmente l'Unione Sovietica. È in questo momento che inizia la, come dire, collaborazione tra i nazionalisti ucraini e diciamo i tedeschi, i nazisti tedeschi. Anche qui va forse distinto in due piani il, tra virgolette, collaborazionismo di Bandera e dei nazionalisti con i nazionalsocialisti. C'è un piano, diciamo, operativo. Da questo punto di vista,
Bandera e i nazionalisti sposano in toto l'azione tedesca, si schierano con le loro forze Certo. materialmente con i Ecco, io tedeschi. scusami se ti interrompo. Prima di arrivare all'invasione nazista dell'Unione Sovietica, allora nel 1939 c'è la spartizione tra i sovietici e i nazisti della Polonia. Allora, questo ha un effetto, questa spartizione, come viene considerata da Bandera dalla sua fazione nazionalista ucraina, considerando che, insomma, nella Polonia della Seconda Repubblica c'erano parecchi ucraini. Allora, questo ha un, diciamo, compromette i rapporti tra Bandera e i nazisti o li fortifica? No, in questa fase i rapporti sono ancora molto saldi perché nella mente di Bandera e degli ucraini questo è una sorta di step di passaggio, cioè loro sono convinti che i nazisti, i tedeschi, alla fine vinceranno la guerra e occuperanno tutto quanto e quindi si schierano, diciamo, con i nazisti. La rottura vera avviene più avanti, avviene intorno al 40. Lì ci sono alcuni fatti, diciamo. Per vicende che non sto a riassumere, sarebbe piuttosto lungo e complesso, ma insomma, il mondo del nazionalismo ucraino si spacca in due, si divide. Nascono, per così dire, due fazioni, una più moderata. Il cosiddetto OUN-M, M sta per Melnik, che era il leader più moderato di questa fazione, che i nazisti vedono più di buon occhio, nel senso che sono molto più malleabili. E poi c'è la fazione OUN-B, vista appunto per Bandera, e nel congresso appunto del 39-40 decide di dividersi dal movimento e, come dire, evidenzia, enfatizza ancora di più l'affiancamento tattico con i nazisti e i nazisti se ne rendono conto, tant'è che loro preferiscono dialogare con i più moderati. Tenete conto che Hitler stesso in persona ha sempre influenzato molto l'azione. Ripeto, in prima persona l'azione dei tedeschi in Ucraina. Per il Führer, l'Ucraina non era una, come dire, nazione che meritasse l'indipendenza. Per lui era solo un territorio molto utile per due motivi. Uno, per ampliare il cosiddetto spazio vitale, il famoso Lebensraum, in cui piazzare le popolazioni di lingua tedesca che c'erano in tutte quelle aree, eccetera, e dall'altro sfruttarne le risorse sia naturali, quindi il grano, ma anche come dire, le risorse minerarie e le infrastrutture. Quindi, diciamo, Hitler non ha mai minimamente pensato a un'Ucraina indipendente, cosa che invece Bandera e i suoi perseguivano prima di tutto, anche a costo di contrapporsi poi alla fine con i tedeschi. Allora, una cosa che ti volevo chiedere, scusami ancora. L'antisemitismo di Bandera era un antisemitismo, come si può dire, che non attingeva dall'ideologia nazista, ma attingeva da un altro tipo di formazione ideologica. Capisco che è brutto parlare così in questi termini, però da una riflessione autonoma che facevano i nazionalisti ucraini. Allora, io avevo prima accennato al tema dei due piani di collaborazionismo, diciamo, lato tattico, quindi i nazisti servono agli ucraini per liberare teoricamente il loro territorio dalla Russia. Ma poi c'è un altro piano, che è quello ideologico. E da questo punto di vista, e rispondo alla tua domanda, la visione del mondo di Bandera era una visione del mondo assolutamente autonoma rispetto a quella nazista e in particolare, come tu citavi, il tema dell'antisemitismo.
gli ucraini avevano una tradizione significativa nell'ambito dell'antisemitismo, che è rimasta per molti anni abbastanza, come si potrebbe dire, quasi latente, sopita, fino a che ci fu un episodio abbastanza significativo, cioè nel 20, nel 28, quando venne processato l'assassino di un ex presidente della prima Repubblica indipendente, questo Petliura, il quale venne assolto. Venne assolto perché gli fu riconosciuto che il suo era di fatto un assassinio di stampo politico e perché rappresentava la vendetta nei confronti di un presidente ucraino che si era macchiato di molti pogrom antisemiti. Poi gli storici, come dire, scopriranno che non era proprio così, che Petliura non era coinvolto, però questo, come dire, ebbe un effetto dirompente nell'antisemitismo degli ucraini. In più va ricordato che il principale punto di riferimento teorico del movimento ucraino dei nazionalisti, dell'OUN, era un certo Dmitry Donzov, che era un grandissimo teorico dell'antisemitismo. Lui, anzi, fu colui che in qualche modo lo sdoganò teoricamente e fu il primo a introdurre il concetto dell'ebreo non più come persona religiosa, quindi non più l'ebraismo come religione, ma come razza. In questo senso era una razza totalmente estranea all'etnia ucraina. In più, Donzo fa un ulteriore passaggio, cioè equipara l'ebreo al bolscevico. Infatti, lui parlava di bolscevismo giudaico. Da qui, come dire, voler liberare l'Ucraina da questa presenza estranea, non solo, ma approfittatrice, perché poi c'erano tutti, come dire, i luoghi comuni dell'ebreo che rubava i posti di lavoro, le risorse, in più era, come dire, alleato connivente con l'invasore russo. Quindi c'è come dire, tutto un impianto teorico antisemita che Bandera fa proprio, ma ben prima, voglio dire, della Certo. collaborazione con i Allora, nazisti. quello che io volevo chiederti è questo. Allora, quando scatta l'operazione Barbarossa e i nazisti conquistano gran parte dell'Ucraina, allora Bandera cade in disgrazia con i nazisti. Cioè, dunque, sappiamo che i nazisti non gli avevano dato, diciamo, margine di movimento. Lui, per gran parte della guerra, è stato costretto a stare a Berlino. È così? Allora, non solo è così, ma ricordiamoci addirittura, e questo, come dire, non è al di là del dato biografico, pone, ma forse lo toccheremo dopo, il problema della responsabilità diretta di Bandera in tutti i misfatti, diciamo, compiuti dal movimento nazionalista. Bandera addirittura dal 33 non era più in Ucraina, perché lui era già stato condannato all'ergastolo nel 34 per l'omicidio di un ministro degli interni polacco, Pieracki. Scusatemi, io li pronuncio come si scrivono, non conosco la pronuncia polacca o ucraina. E quindi lui dal 1934 praticamente sparisce dall'Ucraina. Nel 30, diciamo nel 1939 viene addirittura, scusatemi, nel 1940 viene addirittura arrestato dai nazisti perché c'era stato l'omicidio di due esponenti dell'altra parte più moderata diciamo, del movimento nazionalista, dell'OUNM, e quindi Pieracki finisce in questo carcere nel campo di Sachsenhausen, e tra l'altro devo dire in buona compagnia, perché lì ritrova, tanto ci finirà anche il leader dei moderati, Melnik. Insomma, qui ci trova per esempio Horia Sima, che era il leader, diciamo, dei
degli estremisti di destra della Guardia di Ferro di Codreanu romena. Ci trova addirittura Thyssen, il magnate dell'acciaio, ci trova un figlio di Stalin, Ivan addirittura, e altri personaggi famosi, tra cui Schuschnigg, che era stato un cancelliere Austriaco dopo Don, forse. dell'Austria, che nel 1936 aveva firmato questo protocollo di, diciamo, tra virgolette, alleanza con i tedeschi, ed è passato alla storia come utile idiota di Hitler. Quindi è in questo gruppo, e vi rimarrà fino al 1944, quando i tedeschi, ormai in clamorosa ritirata, si rendono conto che personaggi come Bandera e altri possono tornare utili. Allora viene liberato, ma viene liberato nel senso che viene spedito a Berlino agli arresti domiciliari. Quindi, insomma, ribadisco, praticamente dal 1933 in poi Bandera non entrerà mai più nella sua terra, insomma. Certo. Quindi lui alla fine della guerra, dunque, è costretto a diciamo, a fuggire, allontanarsi il più possibile dall'area sovietica perché insomma non può più restare, in quelle zone perché sarebbe come un uomo morto. Sì, rimane sempre in Germania e diciamo negli Germania anni Ovest. nella Germania Ovest, Ovest. certo, e gira una quantità infinita di luoghi, anche con nomi fasulli, con documenti fasulli che tra l'altro gli procurano i servizi segreti tedeschi. Lo fanno anche per proteggerlo in qualche modo, perché dal 47 al 59 Bandera viene fatto oggetto di almeno 7 attentati, i primi 6 sventati sul nascere, diciamo, dai vari servizi, e l'ultimo fatale. Ricordo che ormai con il 1950 nasce e si sviluppa la famosa Guerra Fredda, e Bandera riacquista in qualche modo una certa importanza per Ecco, i sì. Ecco. servizi dei vari paesi, non solo tedeschi, ma anche Stati Uniti, Certo. Inghilterra. Volevo sapere se a Norimberga, quando viene fatto il processo ai criminali nazisti, il suo nome affiora mai in qualche inchiesta, in qualche responsabilità. Allora non viene considerato come un criminale di guerra. Assolutamente no, Bandera non fa parte diciamo, di quella schiera. Bandera ha una storia del tutto particolare, sua, legata, ma come dire, in realtà il nome di Bandera viene anche un po', se volete, dimenticato, cioè passa un po' in secondo piano. Tra l'altro, quando a un certo punto viene anche mollato dai vari servizi, perché lui persiste, cioè il pensiero di Bandera anche dopo la fine della guerra, eccetera, è sempre quello. Intanto lui era convinto che sarebbe scoppiata una terza guerra mondiale, e quindi cerca in ogni modo di continuare ad alimentare questo sogno dell'indipendenza. Naturalmente poi la sua visione del mondo si carica, naturalmente, al passo coi tempi, anche di un forte antibolscevismo, di un anticomunismo, di un antimaterialismo, però rimane una figura abbastanza isolata, molto venerata naturalmente nel mondo, così un po' nostalgico, dei nazionalisti ucraini, soprattutto quelli della diaspora, perché vorrei ricordare che migliaia e migliaia di ucraini erano finiti negli Stati Uniti, in Argentina, in Canada, un po' da tutte le parti. In quegli anni, diciamo, verso gli anni, tra la fine degli anni 50, dal 56 fino a poco prima di morire, Bandera cerca un sostegno anche economico, perché ricordiamoci che i servizi segreti, insomma, lo aiutavano anche economicamente per tutte le attività di propaganda, ma non solo. E quindi cerca altre sponde, si reca a Parigi,
viene in qualche modo aiutato addirittura anche dal SIFAR, del generale De Lorenzo, ma per un breve periodo, va a trovare Francisco Franco che gli propone addirittura di stabilirsi in Spagna, in quella Spagna dove Franco aveva accolto altri ex importanti criminali nazisti, basti pensare a De Grelle, il leader del nazismo belga, del partito Rex, piuttosto che ad Ante Pavelic, che era il leader degli Ustascia croati, che si erano macchiati di delitti feroci e ferati contro gli ebrei in Croazia. Però, ripeto, sono tentativi che Bandera fa, ma alla fine poi rientra a Monaco, abbastanza dimenticato, abbastanza isolato. Senti, che cosa succede ai parenti di Bandera, dopo la guerra? Allora, dopo la guerra, sostanzialmente la moglie che ebbe, lo dico se può essere di qualche interesse, che lui conobbe all'Università di Leopoli, università che non finì mai per ovvi motivi, insomma, incrociò la moglie all'università negli anni, fine anni 20, e che ha sposato nel 1940, da cui ebbe tre figli, due femmine e un maschio. Allora le mogli e i figli riuscirono a riparare in Canada, dove hanno sempre poi vissuto. Ancora oggi ci sono dei nipoti, c'è un nipote che tra l'altro gira il mondo per ricordare la figura del nonno, eccetera. E loro finirono così. Andò peggio ad altri familiari, quindi al padre, ai fratelli, alle sorelle, perché il padre venne fucilato nel 41. Mentre i due fratelli e una sorella finirono in un gulag, diciamo, in Siberia. Ho capito. Come riesce lo ammazza il KGB? Lo ammazza il KGB, o KGB, come dire si voglia. È la vicenda abbastanza interessante, curiosa, perché lui viene ammazzato nel 59, in un giorno in cui rientra dagli uffici per pranzare a casa. La moglie che è sul balcone lo vede entrare nel cortile con l'auto, con l'autista. Bandera sale le scale, ma non entra in casa. A un certo punto una vicina di casa sente dei rumori, sente come se qualcuno, come un tonfo sul pianerottolo, esce e vede Bandera steso a terra contro il muro con un rivolo di sangue. Cos'era successo? Che qualcuno lo aveva aspettato sulle scale e gli aveva, come dire, iniettato in gola, sparato in gola del cloruro, del cianuro, diciamo, con una specie di pistola ad aria. E la cosa curiosa, se volete, è che Luca viene chiamata in ambulanza, ma ormai è tardi, insomma, e Bandera è morto. La cosa curiosa è, siamo nel 59, che fino al 1960 le indagini non portano a nulla e si chiudono anche con un nulla di fatto, con l'omicida sconosciuto. I russi insistono molto nell'attribuire la colpa dell'assassinio a un ministro dell'allora governo Adenauer, il ministro si chiamava Oberlander ed era stato un generale tedesco. E sostengono la colpevolezza di Oberlander perché, secondo loro, Bandera minacciava di rendere pubblici, diciamo, i trascorsi nazisti di Oberlander e di tutto il suo entourage. E, però, anche da questo punto di vista, le indagini non portano a nulla di fatto. Finché nel 1961, quasi incredibilmente, un bel giorno si presenta alla polizia di Monaco un giovane signore ucraino, il quale confessa l'omicidio, non solo, ma confessa anche l'omicidio di un altro leader dei nazionalisti con lo stesso sistema. Questo giovane era stato in qualche modo costretto dai russi sotto minaccia alla famiglia a entrare nel KGB e gli era stato affidato il compito di uccidere
bandiera. Si era costituito perché aveva sposato questa donna tedesca, addirittura la donna, considerate che gli venne concesso il permesso di, come dire, di sposare una tedesca proprio eccezionalmente perché aveva compiuto l'omicidio di Bandera, quindi a mo' di ricompensa gli era stata concessa questa cosa. Però la moglie era saldamente anticomunista, gli fece un po' una sorta di lavaggio del cervello finché, come dire, in impeto di auto assolvimento si era costituito. Riceverà anche una pena piuttosto mite, considerando che aveva ammazzato una persona, perché sarà condannato a 8 anni e la motivazione fu in qualche modo duplice. Fu considerata attenuante il fatto che si fosse costituito spontaneamente e la seconda motivazione molto più pregnante, il fatto che questo giovane fosse stato solo l'esecutore materiale dell'omicidio, perché il vero mandante, secondo i giudici, sarebbe stato Khrushchev appunto attraverso i servizi segreti dell'Unione Sovietica. Allora, l'ultima domanda che io ti faccio nei 6 minuti e 55 secondi che ci restano, perché scade poi il collegamento con Zoom, è questa. Ha qualche attinenza la figura di Bandera con l'Ucraina di oggi? Noi possiamo fare, paragonare questo nazionalismo a quello che... Non saprei come definirlo perché è un popolo che sta cercando di difendersi da un aggressore violento come quello che è Putin, un po' come succedeva negli anni 30, ai tempi dell'Holodomor. Allora, noi che tipo di valutazione possiamo fare, considerando che oggi alla guida dell'Ucraina c'è un politico che è di origine ebraica, che il paese. Allora, dunque, c'è stata questa campagna di Putin di denazificazione dell'Ucraina. Allora, come dobbiamo tenere conto, considerando anche la geopolitica degli anni 30, di quell'area, quella storia con quella che vive oggi, col dramma che vive oggi l'Ucraina? Scusa, la domanda è un po' complessa. No, no, è complessa la domanda, ma è molto complessa anche la risposta, che è un po', diciamo, il tema centrale del libro ed è un po', lo confesso, lo spunto da cui io sono partito. Io mi ero occupato di Bandera in un altro testo in cui mi occupavo dei fascismi minori europei tra le due guerre e non avevo avuto remore, insomma, a inserire Bandera e il suo movimento nell'alveo di questi movimenti fascisti che erano fioriti un po' in tutta Europa. Quando è scoppiata la guerra e quando Putin appunto ha, come dire, cercato di giustificare l'invasione dell'Ucraina dicendo vado a denazificare il paese, confesso che, come dire, ho fatto immediatamente il parallelo con la vicenda di Bandera. In realtà le cose sono molto più articolate, molto più complesse di come possa sembrare. Certamente Bandera, come dire, dal dopoguerra, ma soprattutto dal disfacimento, insomma, dell'Unione Sovietica e dall'indipendenza dell'Ucraina, conosce una stagione di grande riabilitazione nel suo paese, fino a che l'evento clou nel 2010, l'allora presidente Yushchenko gli conferisce, naturalmente post mortem, la massima onorificenza della Stella d'Oro come eroe nazionale. Ma è un evento che spacca immediatamente il paese, perché ricordiamoci che la parte russofona e russofila è numericamente molto prevalente nell'Ucraina. Quindi diciamo, questa stella d'oro viene ritirata, creando un caso e spaccando molto appunto l'opinione pubblica. Oggi
quelli che vengono definiti banderiti, che per tutta la parte russofona e russofila dell'Ucraina equivale più o meno a nazisti. I banderiti sono sicuramente una minoranza in Ucraina, però una minoranza molto visibile. Non a caso il nome di Bandera e la introduzione al libro parte proprio da questo, conosce un grande, come dire, rilancio proprio nel 2014 con la famosa questione della piazza di Maidan, perché tutti i gruppi di estrema destra che concorrono, diciamo, agli eventi di Maidan, si richiamano a lui, quindi i manifesti con la faccia di Bandera campeggiano in questa piazza per giorni e giorni e giorni, e tutt'oggi questi sostanzialmente sono due i grandi movimenti di estrema destra che possiamo richiamare, che sono Svoboda, cioè il Partito della Libertà, e Pravi Sektor, che è un altro gruppo nato proprio nei giorni di Maidan, si definiscono i legittimi eredi di Bandera. Questo ovviamente complica ancora di più le cose, perché, come dire, uno fa 2 più 2 e dice, beh, se i due partiti di destra radicale si richiamano esplicitamente a Bandera, evidentemente Bandera nell'immaginario è, come dire, né più né meno che un rappresentante del nazismo. Però, ripeto, questi movimenti, ancorché di grande visibilità, basti pensare al battaglione Azov in cui loro militano militarmente, eccetera, oggi non sono la maggioranza, come dire, in Ucraina. Qualcuno dice che effettivamente sì, anche l'establishment capeggiato da Zelensky si richiama a Bandera, però ricordo anche un episodio molto recente, nel luglio scorso, quindi siamo nel 2022, l'ambasciatore a Berlino, Melnyk, in un'intervista di oltre 2 ore, riabilita, parla molto bene di Bandera, nega che Bandera fosse coinvolto in qualsiasi modo nelle nefandezze antisemite dei nazionalisti, eccetera. E suscita le proteste di mezzo mondo, da Israele alla Germania, eccetera, alla Polonia, tant'è che il governo ucraino deve prendere le distanze dal suo ambasciatore, che lo Certo, rimuove immediatamente dall'incarico. Quindi, come dire, è capito. davvero una Certo. vicenda molto, molto complessa, ma ricordo ancora di più Certo. quando Pravi Sektor e Svoboda, per esempio, che sono considerati gli autori della cosiddetta strage di Odessa del 2014, quando uccidono, provocano la morte di 40 persone, eccetera, e poi non sto a, insomma, entrare nei dettagli. Se voi foste andati a leggere la voce su Wikipedia, diceva i nazisti di Svoboda e Pravi Sektor. Quando Putin ha detto vado in Ucraina per denazificare l'Ucraina, immediatamente dalla voce di Wikipedia è sparita la definizione di nazisti riferito ai gruppi che avevano compiuto la strage di Odessa. Questa riprova, ripeto, della delicatezza, insomma, della complessità di tutta la vicenda. Ecco, questo è un po' il tema che mi sono ripromesso un po' di analizzare nel libro. Pensi che il libro potrà essere utilizzato in qualche modo da qualche sostenitore di Putin? Mi sono posto il problema e mi sono dato una risposta, penso di sì, penso di sì. Nelle mie intenzioni non c'era naturalmente quello di essere, come dire, etichettato come benaltrista, per usare un termine, però, come dire, la storia è storia, insomma, la figura di Bandera è questa e ho ribadito ancora nel libro, insomma, che parliamo di un fenomeno che, per quanto visibile, per quanto abbia avuto visibilità sui media, eccetera, è comunque minoritario. Cioè, l'Ucraina non sono Svoboda e Pravi Sektor o Battaglione Azov, sono certamente le sigle
se volete, più intriganti che stanno occupando un po' l'attenzione, ma non sono questo, insomma, questo credo sia doveroso ribadirlo. Bene, allora io consiglio a tutti di leggere questo libro di Marco Fraguelli dal titolo L'eroe criminale, Stefan Bandera e il nazionalismo ucraino, libro che è stato pubblicato da Rubbettino. Io lo consiglio facendo, diciamo, una netta distinzione tra quella realtà e quella di oggi, anche se sono due realtà molto, molto complesse. Di questo libro naturalmente ringrazio l'autore Marco Fraguelli. Grazie. Grazie a te, grazie sempre per l'attenzione e buon anno a tutti. Grazie.